David Sassoli, poi Fioroni. Stamattina sono andato a comprare i giornali, mi sono venuti i nervi e sono andato qui al Duomo, dove per fortuna c'era il Vangelo di Giovanni, che oggi nel giorno dell'anniversario di Aldo Moro e nel giorno dell'Europa ci ricorda una cosa importante: non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. E allora i nervi mi sono passati e sono venuto qui ritrovando quella che ieri mi aveva accompagnato per tutto il giorno, una grande fiducia. Perché sono due giorni che noi siamo qui insieme a parlare della nostra responsabilità, ma anche della gravità di una situazione italiana, certo, ma non solo. Una preoccupazione che ci coglie nelle cose importanti della vita, nella nostra sicurezza, come sarà il domani, come sarà domani il nostro lavoro. E noi di questo abbiamo parlato in questi giorni. Abbiamo parlato cercando di chiarirci quale può essere il senso della nostra responsabilità nei confronti del nostro Paese. In un momento in cui una crisi grave rimette al centro due termini che fino a poco tempo fa erano un po' desueti, la persona e la comunità. E allora andare a leggere i giornali e ritrovarci piccoli in schemi autoreferenziali, beh, ci fa venire anche i nervi. Perché non ci meritiamo questa fotografia, non ce la meritiamo, perché io sono stato qui fin dall'inizio e ho sentito gli uomini, le donne che hanno nel nostro partito grandi responsabilità, ma anche i più giovani, interrogarsi sulle grandi questioni che abbiamo di fronte. E allora io credo che alla fine di questo viaggio un paletto dobbiamo metterlo. Chi parla di scissioni non vuole scommettere sul Partito Democratico. E chi parla di scissioni, io credo che sia distante dall'esperienza che faticosamente abbiamo fatto in questi mesi, di fare di Area Democratica il luogo del dibattito e del rilancio del Partito Democratico. Perché qualche paletto nella vita bisogna metterlo. E credo che questo paletto debba essere ben piantato per un motivo, che è quello che noi abbiamo di fronte una sfida grande e che dobbiamo percorrerla tutti insieme. E se c'è un altro palettino a conclusione di questi due giorni così utili, così importanti, io ve lo devo confessare, l'avevo detto anche a Dario l'altra settimana, chissà come andrà a finire, chissà come andrà a finire a Cortona. Ci riporteremo dietro tutta la zavorra del passato, le storie, le controstorie. Un po' di scetticismo c'era. E invece in questi due giorni noi abbiamo dimostrato a noi stessi, ma non solo, un grande senso della responsabilità. La responsabilità di chi dice che soltanto con un forte Partito Democratico ci potrà essere un'alternativa credibile a questa destra. Ma senza questa cognizione della difficoltà, beh, io credo che questo paese farà fatica a rimettere in moto il motore. E noi di questo dobbiamo parlare. E
Su questo noi siamo interrogati. E allora, caro segretario Bersani, cerca di avere anche te più coraggio, perché noi abbiamo apprezzato quando in direzione hai detto ci vuole unità, e noi siamo qui anche per questo, perché noi vogliamo partecipare, perché una discussione come quella che c'è stata in questi due giorni, beh, noi avremmo voluto farla nel partito. E allora io credo che